Ciao a tutti amici di Trusters, benvenuti a questo nuovo webinar. Oggi sono con Antonella Vergine di RS Investment SRL. Ciao Antonella. Ciao, buonasera a Buongiorno. tutti. Bene, Antonella è illegale per conto di questa società e andrò adesso a chiedere insomma un po' di informazioni prima di passare al progetto in questione in merito appunto alla società e quello che nascerà brevissimo. Prego Antonella. Sì, buonasera Kevin. Allora, la società che si chiama appunto RS Investment è uno sviluppo di area immobiliare che è già una società nota a Trusters, agli investitori. Area già concluso in maniera positiva e anche con un certo anticipo rispetto alle previsioni, un intervento suddiviso in due fasi, quello di Via Quintino Sella, e ha in corso attualmente un altro intervento sempre su Firenze, anche quello senza voler anticipare nulla di nuovo, ma anche quello parrebbe andare ad una andatura leggermente più rapida delle previsioni, quindi anche quello sta rispettando, anzi anticipando i tempi. La compagine societaria è sempre la medesima e le persone che lavorano sono le stesse, quindi è un intervento che ha un nome diverso, ma sostanzialmente gli stessi protagonisti. Perfetto, ok, quindi oggi ci troviamo in via di Villa Demidoff 6670 a Firenze. Allora, vediamo un attimino i numeri ci saranno appunto due fasi in questa raccolta. La prima che partirà brevissimo, che avrà una durata di 15 mesi, con l'obiettivo massimo di 500.000 euro e l'obiettivo minimo di 450.000 euro, con un ROI stimato del 13,12% su 15 mesi e un ROI annuo del 10,5%. La seconda fase invece che partirà tra diciamo, qualche mese prevede un ROI del 10,5% con restituzione a 12 mesi. L'obiettivo massimo invece di raccolta sarà di 300.000 euro. Per quanto riguarda lo scoring del progetto e della proponente, troverete tutto a disposizione in piattaforma brevissimo. Comunque il rating complessivo ha un punteggio di B1. Ok, Antonella, parliamo quindi del progetto, dello sviluppo, dello stato di fatto in cui si trova l'immobile e di quello che andrete a fare a brevissimo. Prego. Sì, l'immobile è quello che vedete da questo rendering, la foto è insomma il rendering abbastanza corrispondente alla realtà. È un edificio in buono stato di manutenzione complessiva di cui la società ha acquistato il piano terreno e il primo. Attualmente ha una destinazione diversa, nel senso che qui c'erano degli uffici di una nota concessionaria di auto della zona fiorentina che verranno trasformati, riqualificati e destinati ad abitazione. Verrà fatta tutta un'implementazione anche funzionale, nel senso che anche tutti gli impianti saranno rivisti. L'obiettivo è quello di realizzare nel complessivo, quindi tra prima e seconda raccolta, l'intervento nel suo complesso prevede la realizzazione di 18 unità immobiliari a civile abitazione e 10 posti autoscoperti da annettersi alle abitazioni o anche da collocare separatamente sul mercato. Il periodo di lavorazione è più o meno sempre il solito, RS abbastanza rapida. In questo si prevede la fine della commercializzazione all'incirca per maggio 2023. La collocazione è molto interessante perché è un intervento che nasce nelle immediate adiacenze del quartiere di Novoli, no, all'interno proprio del quartiere di Novoli, che è una zona in grande fermento in questo periodo, nel senso che da zona artigianale industriale si sta trasformando in zona residenziale anche parecchio attiva come attività, come iniziative culturali, commerciali e vicina a dei punti nevralgici, nel senso che è servita dalla linea della tranvia, è vicina all'aeroporto, quindi può avere anche una potenzialità turistica, nel senso di locazioni di breve periodo, oltre che residenziale e stanziale, nonché vicina al polo universitario, che poi è stato l'elemento che ha consentito di riqualificare l'intera zona. Non molto distante c'è anche diciamo il polo giustizia, chiamiamolo così, nel senso il palazzo di giustizia con tutti gli uffici annessi. Quindi, Antonella, qual è il target che vi aspettate, insomma? Allora, il target è più o meno il solito che persegue questa società, perché è il target più ampio possibile. Sono degli appartamenti fruibili da famiglie, nuclei familiari non tanto grandi, giovani coppie, ma anche single,
E la dimensione si presta anche ad una locazione ad uso sia turistico sia universitario. Quindi è una fascia media, si dovrebbe collocare nella fascia media. Gli spazi sono adeguati, che come si vede da questi rendering hanno quasi tutti la zona giorno doppia, nel senso che hanno la parte del living annessa alla cucina. Una o due camere da letto dipende dai targhi, insomma dai tagli degli appartamenti e quantomeno quelli del piano terra, poi magari lo vediamo nella slide Le planimetrie adesso delle le. planimetrie, se non mi veniva la parola, hanno tutti l'accesso indipendente e quasi tutti hanno uno spazio esterno, alcuni di piccole dimensioni ma sufficienti per collocare, diciamo, il minimo indispensabile degli arredi esterni, qualcuno invece ha degli spazi vivibili, ci sono un paio di appartamenti più grandi con dei residi privati esterni abitabili. Ok, qui infatti vediamo tutto il piano terra, Sì, questo è il piano terra. quindi hanno, come dicevi appunto tu, tutti, fondamentalmente tutti degli spazi Sì, hanno all'esterno. tutti degli spazi, mi sembra che manchi solo in uno lo spazio esterno che ha comunque l'accesso autonomo, Esatto. quindi sono ridotti, ecco, gli spazi comuni. Questo è il piano superiore, anche alcuni di questi appartamenti sono dotati di uno spazio esterno, di una terrazza esterna. Sono tutti molto funzionali, nel senso che non ci sono sprechi di spazio, hanno dei tagli molto razionali. La ristrutturazione, come dicevo prima, è di livello medio-alto. In fase iniziale hanno la possibilità di essere personalizzati, nel senso che le scelte sia dei rivestimenti e sia delle suddivisioni interne degli spazi, in caso di prenotazione dell'immobile, in un momento iniziale della ristrutturazione, possono essere personalizzati dagli acquirenti e questo è un ulteriore valore aggiunto, soprattutto per i tagli interni degli appartamenti, perché a parità di metratura complessiva, qualcuno sceglie di realizzare, spazi più ampi, magari zona giorno, oppure di, adibire questi spazi a zona notte oppure locali di supporto come ripostigli o, guardaroba. Antonella, pensi che la società andrà anche a offrire, a fornire degli arredi in questi appartamenti o un servizio Sì, di ha il personale stampa? interno che può dedicarsi a questo su richiesta. Ti dico che sulla piazza di Firenze ancora non c'è questo tipo di richiesta che invece mi risulta esserci più in altre città, in altre grandi città. Però sì, assolutamente sì, per chi ne faccia richiesta è una, esigenza che può essere soddisfatta dai professionisti che lavorano all'interno delle società. Perfetto, ok. Qui ovviamente nel progetto di ristrutturazione troverete una sintesi di quello che è stato già detto ovviamente da Antonella, più qualche, come dire, informazione tecnica, per esempio sul circuito a 220 volte, altre informazioni un po' più precise. Allora, ok, parlando del business plan, noi come Trusters, quindi abbiamo detto che parteciperemo, in due fasi, quindi la prima che sarà di 500.000 euro e la seconda di 300.000 euro. Tutte le informazioni in merito al business plan le troverete a brevissimo in piattaforma. Ok, quindi le condizioni di finanziamento ve le riepilogo. Abbiamo il progetto che si chiama Via di Villa Demidoff 6670 Firenze 1 e 2. La società proponente è la RS Investment SRL con un target massimo del finanziamento di 500.000 euro per la prima raccolta e di 300.000 euro per la seconda. Abbiamo una durata del finanziamento di 15 mesi per la prima raccolta e di 12 per la seconda e un tasso di interesse annuo del 10,5 per entrambe le raccolte. Ok, Antonella, ti chiedo tre buoni motivi per finanziare questa opportunità, o anche più, ovviamente. Beh, diciamo, il rendimento è davvero interessante perché il minimo del 10,50 annuo. È un'operazione che punta, insomma, aumenta notevolmente il valore dell'immobile perché oltre a cambiare la destinazione lo riqualifica e lo ristruttura integralmente. E tra l'altro ristrutturando una porzione intera di un edificio, non singoli appartamenti, il che aumenta il valore aggiunto finale complessivo che va a riqualificare tutta l'impiantistica e soprattutto gli spazi comuni. I tempi di restituzione, che peraltro finora sono stati ampiamente rispettati e anticipati da questa società, sono anch'essi piuttosto interessanti.
Quindi mi sembra un intervento, come dire, valido sotto tutti i punti di vista. Perfetto, Antonella, che dirti? Ti ringrazio per il tuo tempo, per la tua disponibilità e ringrazio ovviamente tutta la nostra community che ci segue ad ogni nostro webinar. Per qualsiasi informazione in merito a questo progetto, vi invito a scriverci ad info@trusttest.it. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao Antonella. Buonasera, Ciao. ciao.